Cari amici telespettatori, grazie per la vostra presenza a questa trasmissione che inaugura di nuovo la nostra stagione di fatti e commenti sull'emittente, la nostra emittente Teleorte, in collaborazione con Newtusha. Per questo abbiamo come sempre con noi Gaetano Alaimo. Grazie Gaetano. Ben trovato Stefano, un rinnovato saluto a tutti i telespettatori. Torniamo dopo l'estate, grandi temperature, però eccoci qua puntuali. Bene, grazie ancora a Gaetano per la sua presenza e della collaborazione appunto instaurata tra l'emittente televisiva e appunto Newtusha. Parleremo, non possiamo non farlo, del trasporto della macchina di Santa Rosa. A Viterbo l'attenzione è concentrata in questi giorni proprio per questo evento. Ecco, Massimo Megarini ci aveva dato, che è appunto, lo ricordiamo, il presidente del sodalizio dei Facchini, ci aveva dato la sua disponibilità. Vedremo se nel corso della trasmissione potremo collegarci con lui, impegnatissimo in questi giorni nell'organizzazione appunto del trasporto di domenica 3 settembre. Gaetano, noi come Newtusha partecipiamo direttamente, direi ormai da anni, a questo evento. Le tue impressioni, soprattutto nella preparazione della macchina di Santa Rosa, della struttura appunto della macchina di Santa Rosa? So che sei stato, hai seguito ampiamente le fasi della costruzione del montaggio. Sì, allora ben trovati di nuovo, grazie Stefano. Cominciamo tradizionalmente con la festa di Santa Rosa, il nuovo anno di programmazione televisiva 2017-2018. Hai detto bene, la manifestazione di Santa Rosa ormai è non solo l'appuntamento clou, parliamo della città di Viterbo ovviamente, per la programmazione a livello di città di Viterbo e provinciale, ma anche un po' un punto di partenza. Dal punto di vista delle novità ce ne saranno, ahimè, diciamo, sul fronte sicurezza, poi ne parleremo a parte. Dal punto di vista di organizzazione dell'evento, grosse novità non ci sono. È stata fatta 2 giorni fa la prova luci ed è tutto a posto, quindi sono state fatte delle migliorie per la luminosità della struttura, che è ancora maggiore rispetto ai precedenti trasporti. Ricordiamo, la macchina è Gloria di Raffaella Scienzi, del costruttore Vincenzo Fiorillo. Noi come Newtusha, se posso andare avanti, abbiamo fatto una serie di reportage specifici, innanzitutto nelle mini macchine di Santa Rosa, che sono tre, lo ricordiamo, quella del centro storico, che andrà il giorno 1 settembre, quindi sarà già appunto nelle ore in cui andrà in onda questa trasmissione, ed è già stato fatto il trasporto di quella del pilastro, ossia Spirale di Fede, che riprende il modello degli anni 80 di Valeri, e quella di Santa Barbara Lux Rose, quindi una macchina di Santa Rosa ancora più tradizionale. Questo nella consapevolezza che già i mini Facchini sentono ben prima del 3 settembre la manifestazione di Santa Rosa. Esattamente, ecco, io vorrei dare dei dati, diciamo, pensate che questa torre illuminata, appunto il baldacchino trionfale, così come è definito, ha un peso di 5.000 kg, quindi è veramente una prodezza da parte dei Facchini il fatto di trasportarlo per tutto l'itinerario. Lo stile della macchina Gloria, appunto ideata dall'architetto Raffaella Scienzi, richiama contenuti spirituali, estetiche del gotico, suscitando a molta grande ammirazione per il suo verticalismo. E in particolare, e credo che Gaetano l'abbia seguito veramente da vicino, la stessa statua di Santa Rosa conferisce a tutta la struttura una suggestione veramente unica. Ecco, quello che vorrei chiederti è questo. Abbiamo detto della grande partecipazione dei viterbesi, ma anche la partecipazione di turisti, che è, direi, un fenomeno che da tanti anni sta aumentando. Turisti che addirittura dalla mattina, dal mattino presto, se non anche dal giorno precedente, prendono posto nel tragitto, lungo il tragitto del trasporto. Sì, noi tradizionalmente, io direttamente non solo, è da qualche anno, già negli anni precedenti c'era stato un avvicinamento
alla manifestazione, anzi un avvicinamento e un allontanamento nei tempi, perché già addirittura dalle prime luci dell'alba qualche anno fa si andava del 3 settembre a prendere il cosiddetto posto, da qualche anno addirittura si dorme all'aperto, principalmente ovviamente dei ragazzi che sono ovviamente più giovani. È ormai usanza degli ultimi 2 o 3 anni, interi gruppi di ragazzi che si mettono nei punti salienti del trasporto e si accampano, tra virgolette, in senso buono, lo dico ovviamente, per attendere Santa Rosa. È una conferma, questo lo dico spesso negli editoriali che faccio, che anche i giovani hanno questa spinta che è anche religiosa e di attaccamento a Santa Rosa. Se mi permetti, potrei anche accennare a degli eventi quest'anno che accompagnano questo trasporto, che sono tipici di questo 2017. Allora, innanzitutto un film specifico su Santa Rosa che si intitola Rosa da Viterbo, che è stato ultimato esattamente 2 o 3 settimane fa ed è già in CD in vendita ed è nelle possibilità appunto di essere acquistato. È del regista calabrese Luigi Avella e di Rosanna De Marchi, che è una viterbese doc sempre devota e molto attenta a Santa Rosa da ogni punto di vista, che si è cimentata dopo alcune pubblicazioni anche in veste di regista. Ricorderei poi una mostra che è in corso di svolgimento presso l'ex Sala degli Almadiani, che si intitola è un libro fotografico. La mostra si intitola appunto è dedicata ai facchini di Santa Rosa, ripresi come se Santa Rosa fosse ancora viva, ed è questa è una notizia importante. La figlia del presidente del sodalizio dei Facchini, Silvia Megarini, che rappresenta il volto proprio di Santa Rosa. Quindi questa viene riprodotta con delle fotografie rappresentate poi in acquarelli con l'artista Alessia Clementi. Oltre a ciò, anche un libro fotografico che ho visto come rassegna stampa già Documentato, abbiamo documentato, che documentato. si intitola Dentro Santa Rosa, Oltre Santa Rosa, che il 2 e 3 settembre racconta appunto la storia di Santa Rosa, un po' tutte le vicende, che è edito Sette Città ed è stato tra gli altri promosso dal professor Fiorentino, se non sbaglio, che è il più importante professore di comunicazione dell'Università della Tuscia. Della Quindi Tuscia. un insieme di eventi collaterali che fanno di Santa Rosa non solo un evento innanzitutto religioso e turistico, ma anche appunto di comunicazione e di promozione dell'evento. Ecco, dobbiamo ricordare, questo ce lo ricordava Massimo Megarini in un comunicato, che nell'incontro nella sala del conclave il sodalizio dei Facchini ha voluto la presenza dei Facchini del trasporto del 1967. Fu un trasporto particolare perché fu uno dei pochi, credo, nella storia che vide appunto la macchia Santa Rosa ferma. Si chiamava appunto Volo d'Angeli e appunto questi Facchini del 67 saranno ospitati e saranno insieme ai Facchini appunto di quest'anno. Sì, io faccio solo una battuta, hai detto tutto tu. Nel 1967 la macchina Volo d'Angeli di Zucchi ebbe un problema di stabilità a via Cavour, quindi si fermò all'incirca durante il trasporto a metà della via, diciamo attualmente, perché è di Viterbo, o chi conosce Viterbo, poco prima dell'ex teatro San Leonardo. Fu fatta una fermata d'emergenza e poi la macchina fu lasciata lì. Sono quei facchini che fecero quasi un miracolo nel non avere problemi, perché si rischiava addirittura quasi la caduta della macchina. Ricorderei, anche se non mi sbaglio, nel 1986, prima dell'arrivo della macchina, non mi ricordo adesso di preciso il nome, però fu una macchina Sepolto. sicuramente passò alla storia per questo fatto, la macchina di Santa Rosa che oscillò nell'ultima fermata tra Piazza Verdi e la salita di Santa Rosa nella parte finale, e la macchina addirittura si stava inclinando verso l'indietro. Fu uno sforzo forte dei Facchini, quello che permise, si parla addirittura di miracolo, perché addirittura qualcuno ha ripreso l'immagine di una piccola bambina sopra il sagrato, che tutti attestano forse fosse la stessa Santa Rosa, e tutto si risolse per il meglio. Bene, grazie Gaetano. Ora tenteremo di collegarci con Massimo Megarini al telefono. Sì, amici telespettatori, abbiamo allora in collegamento diretto Massimo Megarini, che ringraziamo. Grazie, Presidente.
Grazie, buonasera a voi. Buonasera, Buonasera a tutti gli ecco, ospiti. con Gaetano facciamo una domanda a ciascuno, inizio io. Qual è l'atmosfera appunto che caratterizza queste ore che precedono il trasporto della macchina di Santa Rosa e quali sono, se possiamo dire, le novità, le caratteristiche del trasporto 2017? Diciamo, l'atmosfera è molto di grande euforia come sempre, insomma c'è molta aspettativa, ecco, forse qualche un po' di timore per le condizioni meteo che si sono poste, ma noi consigliamo sempre l'aiuto di Santa Rosa che poi ci metterà una sua mano. Però ecco, grande euforia, grandi aspettative e sul trasporto dobbiamo dire che per il secondo anno andiamo a fare tutta via Marconi, Boulevard, quindi allunghiamo di 700 metri il percorso e quindi daremo modo a dei tante migliaia di turisti che verranno di poter assistere al trasporto in sicurezza e con tranquillità. Ecco, quindi questo era, diciamo, l'atmosfera che si vive. Quest'anno ricorre un evento particolare che poi magari ne discutiamo, ne parliamo più tardi se avremo modo di parlare. Grande aspettativa, grande atmosfera come sempre. Sì, Presidente, io vorrei fare un velocissimo ricordo, diciamo il top della macchina di Santa Rosa, per chiamarlo così, nasce con l'attribuzione del titolo del patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO fine 2013, se non mi sbaglio, fino al modello di Gloria che molti la paragonano per fama, insomma per bellezza, al volo d'angeli di Zucchi. Esattamente, sì. Volevo sapere il suo punto di vista, soprattutto alla luce di più trasporti di questo modello, come si porta e soprattutto qual è dal punto di vista degli stessi facchini, sia sulla portabilità che sul percorso che è stato allungato. Beh, diciamo che sì, ricorda molto il volo d'angeli, perché come sappiamo quella macchina fu una vera e propria rivoluzione, no? Nella progettazione delle macchine, quindi già questo grazie alla genialità di Giuseppe Zucchi che seppe veramente innovare nelle macchine e Gloria in molti tratti la ricorda molto. Peraltro quest'anno è il 50° anno, il 50° anniversario del fermo della macchina. Nel 1967 la macchina alla sua prima uscita, quella di Giuseppe Zucchi, dovette arrestare la sua marcia proprio prima di arrivare al Piazza del Comune. E quello fu una vera e propria tragedia per tutti i terbesi, perché non soprattutto per i facchini che la portavano, ma anche per coloro che aspettavano di vedere questa novità, questa macchina innovativa. E quest'anno ricadono i 50 anni. E noi intendiamo ricordare questo cinquantenario proprio abbiamo invitato tutti i facchini che sono rimasti in vita, sono circa 22, dire sì, non trovi niente, no. Sì, dica, Ci dica. sentiamo? Sì, prego. Vado avanti, sì, Sì. perché mi sento molto lontani. Sì, un po' Quindi basso, noi però vai avanti. ricorderemo quell'evento, avendo invitato tutti i facchini superstiti, virgolette, di quella formazione del 67 e proprio domenica all'incontro con le autorità. E faremo loro un grande applauso e di coloro che potranno venire con noi li porteremo a fare la sfilata presenti i gesti. Bene, bene, E tra Presidente. loro ci saranno anche i figli di Giuseppe Zucchi, no? Luigi e Giulia Zucchi. Quindi i figli di Insieme a Sibilla e loro Giulia, quindi. ricorderemo quell'evento che fu tragico per un verso, ma per un altro se non diede modo di capire quali furono gli errori di quella macchina e di poter proseguire poi negli anni successivi trionfalmente con questa bellissima macchina Volo d'Angeli, che, ripeto, in molti tratti viene riportata nel modello di Lascia la Scienza, cioè l'attuale modello vestito, cioè Gloria. Bene, Presidente, noi la ringraziamo e con Gaetano, lo lascio a Gaetano, diciamo, il saluto e l'augurio. Sì, buon trasporto, soprattutto anche alla luce delle norme di sicurezza, sarà sicuramente un anno importante.
e da ricordare. Benissimo. Buonasera, Grazie a voi arrivederci. e buona serata. Bene, in bocca al lupo, buona Arrivederci. serata. Grazie. Grazie. Grazie allora ai telespettatori per la vostra attenzione e a risentirci e arrivederci la settimana prossima. Buonasera a tutti.